Siamo a BAM con Ezio Fandini, mostra fotografica su foto, mi dicono di cucina, alla fine non sembrano più delle fotografie astratte. Sì, in realtà questa è l'astrazione che c'è quando ti avvicini e entri nelle cose. E l'idea come è venuta? Come è partito il progetto? In realtà è nata da una storia di amicizia e passione. Io ho conosciuto lo chef, che è Cristian Momenti, che ho conosciuto ovviamente i suoi cibi, dalla sua cucina, che è strepitosa. E fa questa cucina che si chiama Vaso Cucina. A che mi chiamo amici e mi dice: guarda, sai che non esiste un libro di fotografia sulla vasocultura? Va bene, perché no, dai che lo facciamo, però non è il mio settore, non ho mai fatto fotografie di food. E niente, per cui alla fine decidiamo di fare queste foto, le facciamo. E lui ne ha bisogno di altro tipo che non di questo della mostra, perché ovviamente dobbiamo mostrare i piatti realizzati, mentre qui vedi solamente i particolari dentro a questi piatti. Questo è una cosa che in realtà è anche così, cioè c'è proprio dentro. E sono uscite queste cose perché c'erano gli ingredienti giusti, c'era l'amicizia, la passione, io ero con mia moglie che mi ha aiutato nonostante la scelta dei colori, queste cose, è venuta un'ispirazione che è rimasta latente per un po', finché, e qui ti prego di inquadrare questa foto, Antonio, quando l'ho conosciuto, ha visto questa foto e mi ha detto: ma questa qui è una foto che tu devi ingrandire, devi far vedere perché è troppo bella. E io l'ho riguardata e mi sono detto: cavolo, in realtà in questo lavoro c'erano anche queste cose che mi sono divertito a fare, che invece non erano quelle commissionate, no? E sono andato a vedere e ho scoperto un mondo, tutte queste cose fatte solo per passione. E le abbiamo stampate, lui ci ha creduto, io ci ho creduto, e il risultato è quello da vedere. Mi sembra che alla gente piaccia. A me è piaciuto farle, mi piace molto vederle adesso. E a me danno qualcosa, spero che diano qualcosa anche a voi. Quindi è una fotografia, diciamo, quasi studiata all'inizio, ma poi che si è evoluta in modo quasi inconsapevole, diciamo. Ma è sempre così, quello che succede è proprio che tu devi mettere gli ingredienti giusti. Quando hai tutti gli ingredienti giusti, tu sei libero di liberare la tua creatività, la tua creatività si libera. E questo viene, si manifesta nell'output finale, che tra parentesi queste stampe sono veramente tirate fuori da Antonio in un modo superlativo, devo dire. Io non mi sarei aspettato di vedere cose così belle dai miei file. Cioè i miei file non sono così, lui è stato veramente... Che ho letto comunque nella tua biografia, nella tua presentazione che è presente qua alla mostra, che hai fotografato molto comunque con banco ottico, e quindi... Il lavoro in realtà non ha niente a che vedere col food, io lavoro per il mondo dell'interior design, lavoro da una ventina d'anni per degli importanti produttori di design del settore del mondo, e in quel mondo lì sei, come dire, obbligato, costretto a fornire una qualità di eccellenza, per cui ho sempre lavorato con delle macchine grande formato, banco ottico e quant'altro, però allo stesso tempo ho sempre avuto anche la voglia di andare oltre questa qui, perché quella è un po' una costrizione che ti danno un po' questi architetti, questi designer, vogliono tutto dritto, preciso, illuminato perfettamente. E proprio questa reazione era: facciamo qualcosa invece di storto, di sfocato, e questo è sempre stato quello che mi ha un po' interessato nell'immagine. Qui quando ho avuto questa occasione veramente ho potuto liberarmi, e mi è piaciuto molto esaltare i colori delle cose, ci vengono dei colori bellissimi, uno non direbbe veramente che andando così vicino e così dentro questi colori sono così, cioè la natura, tutto sommato la natura che ci dà queste cose, noi possiamo solo riprodurre al meglio, è il meglio che possiamo, ma c'è già troppo.